Mi trovo in città vecchia, nella città vecchia di Taranto, lungomare Garibaldi, via Garibaldi, il meraviglioso affaccio al mare e alle mie spalle i giardinetti. Una zona davvero bella, bellissima, emozionante in una sola parola. È bellissimo trascorrere le serate estive qui al fresco. Però guardate, c'è tutto un deserto davanti e intorno a me. Poche attività commerciali, qualche chioschetto, qualche piccolo ristorante, ma nulla di più. Questo perché? Perché le varie amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo non hanno saputo investire in questo settore. Melucci, che ora è stato appunto votato nuovamente, quindi si è insediato, ha preferito sprecare 3 milioni e mezzo di euro per il 6GP con un ritorno economico modestissimo, piuttosto che investire in quest'area andando per esempio ad incentivare le attività economiche con una politica di detassazione, di incentivi ad investire. Invece si sono bruciati così in due giorni questi 3 milioni e mezzo di euro. Immagino qui, dicevo, un'area che sia davvero ricca, pulluli di attività commerciali, e non è un sogno, perché vedete, basta andare in Romagna e vedete cosa c'è. Ma noi cosa abbiamo in meno della Romagna? Nulla. Abbiamo purtroppo degli amministratori incapaci politicamente, e poi vengono anche rivotati, e questi sono i risultati. E allora, ecco, voglio essere anche propositivo: una politica di incentivi economici, di detassazione, di impulso alle attività commerciali. Cancelliamo questo deserto e sfruttiamo come si deve la risorsa mare. Ma immaginate tutta quest'area con artisti di strada, con spettacoli lungo tutto il passeggio, il lungomare. Un'altra Taranto è possibile. Costruiamola insieme.